Ho fondato l'associazione nel 2003, ho avuto la fortuna di trovare un consiglio che credeva nelle mie idee, che erano di formare un'associazione che produce cultura e la regala. La regala ai produttori perché possono fare una viticoltura sana e che possono produrre vini equilibrati e piacevoli che durano nel tempo. Oggi siamo a Roma 93 produttori, ma l'associazione conta 200 iscritti. Vino naturale vuol dire non più in là del biologico, vuol dire non rame e zolfo, cercare di lavorare sulle difese immunitarie della pianta, fare esaltare la fertilità biologica dei suoli, le piante si nutrono meglio e possono dare un prodotto più ricco di antiossidanti che fanno bene all'uomo e fanno bene ai lieviti per far fermentare. Siamo riusciti in pochi anni a coinvolgere il mondo scientifico, a lavorare per gli agricoltori, in modo che la nostra conoscenza ci fa lavorare con molta più consapevolezza. Come medici siamo assolutamente convinti dell'importanza di andare alla radice dei problemi, alle cause delle malattie e quindi a rimuovere tutti quelli che sono i fattori dell'inquinamento. In particolare l'agricoltura, un'agricoltura senza pesticidi, senza sostanze chimiche e che rispetti la fertilità del suolo può darci dei prodotti che ci diano salute e non malattie. Quindi diciamo essere qui è veramente anche un onore, perché questa associazione da anni promuove una viticoltura che porti ad un vino senza residui e che ci renda sicuramente più piacevole la vita e soprattutto non ci faccia ammalare. Abbiamo assistito a un duplice concetto che ci è stato trasferito, che da una parte ci mette allerta in quelli che sono i pericoli dovuti dall'atteggiamento eccessivamente poco rispettoso nei confronti della terra e quindi delle conseguenze che si possono avere per la nostra salute, con dati alla mano. Questa è la cosa più importante forse che è emerso dal convegno, il fatto che siano state portate dai vari relatori dati certi e quindi non solo delle opinioni o comunque solo dei punti di vista. I livelli di protezione esistono già nella terra se la rispettiamo, esiste tutto un consorzio batteriologico, tutto degli elementi di microbiologia che sono importanti per riuscire a darci una caratterizzazione che poi dopo va a sfociare proprio nel vino e che poi tra l'altro si assaggerà all'interno di Vinatur. Abbiamo un'azienda che conduciamo con i metodi dell'agricoltura biodinamica in un colle che si chiama Colle Pazzo, che è caratterizzato dalla presenza di due tipi di terreni diversi, sia vulcaniche rosse che arenarie del Cretaceo, e facciamo così tre tipi di cesanese. Il Colle Pazzo, che è costituito dalle uve di cesanese di entrambe le terre, e due cru. Le sole terre arenarie di Cesanese, le sole terre vulcaniche di Cesanese, ed è uno dei modi con i quali raccontiamo come un vino naturale riesce veramente ad esprimere un territorio, perché è incredibile vedere come in uno stesso colle tutti e tre i cesanesi sono completamente diversi. Poi ovviamente produciamo anche una Malvasia puntinata del Lazio e un rosato. La Carlo Tanganelli è una piccolissima azienda che in realtà non è mai entrata nel convenzionale, vuol dire che non ha mai fatto utilizzazione di chimica di sintesi. Siamo in Toscana, Val di Chiana, la parte meridionale, e abbiamo la fortuna di avere vecchi vigneti di Trebbiano, oltre al Sangiovese, magari da una collina molto alta, felicemente esposta. Sette tipi diversi di Sangiovese che spesso danno una dimensione di grandissimi vini
anche in un territorio meno blasonato come possono essere vicini a noi nella Toscana. Siamo Vini Pietracavallo, un'azienda nata nel 2015 e ci troviamo nella Bassa Murgia pugliese, nell'entroterra pugliese, un terreno prevalentemente roccioso. Produciamo vini, abbiamo un allevamento biodinamico, un'agricoltura biodinamica, e poi in cantina cerchiamo di non andare a modificare la biodiversità del prodotto, quindi lasciamo inalterato il ciclo naturale dell'uva stessa. Lavoriamo solo vitigni autoctoni, abbiamo Bianco d'Alessano, un Fiano Minutolo, un Negro Amaro vinificato in rosé e un Primitivo. Si possono assaggiare vini diciamo naturali, qualunque cosa questo voglia dire. Si possono scambiare quattro parole con i produttori, confrontarsi, diciamo anche chiedere lumi, chiedere chiarimenti sulla produzione, anche semplicemente sulla qualità dei vini. I vini assomigliano molto alla gente che frequenta questo mondo. C'è vivacità, c'è passione, c'è sentimento, c'è sensibilità, quindi si sta bene. Tanta gente tutta ben informata che ricerca nel vino non solo la qualità ma la naturalità e le sensazioni buone. Quindi il vino non più come un alimento ma come la ricerca del buono e soprattutto del sano. Siamo a Valli Unite, nelle colline tortonesi, Basso Piemonte, terra di soprattutto di Barbera come vino rosso e di Timorasso come vino bianco. Qui a Vinnatura Roma ho portato un po' tutta la mia produzione che parte dai vini giovani come la Barbera e il Dolcetto fino ai vini invecchiati a Barbera Riserva 2010. Cerco di dare espressione al terreno dentro la bottiglia partendo da un rifermentato da uve cortese fino ai macerati di Timorasso. L'importante per me, visto il numero di ettari che ho, 25 ettari, è cercare di non rovinare ogni vigna e cercare di portarla così com'è alla bottiglia. E questo spero che sia il risultato giusto. La mia è una selezione di vini naturali italiani, francesi e sloveni che ricerca prodotti che parlino dell'autenticità del territorio e di come vengono fatti. È una selezione molto attenta che vuole far conoscere piccole realtà, piccole chicche di piccoli contadini che esprimono al meglio quello che è il loro territorio e la loro frutta prima che le loro semplici etichette, magari che parlino dei loro vitigni e basta, ma che parlino veramente della loro terra. È una bellissima manifestazione quella di Vinnatura a Roma, finalmente arrivano in città i vini naturali, che è una bellissima realtà, l'organizzazione è molto efficiente, ci sono tantissime aziende e piccoli produttori che portano qui i loro prodotti ed è molto interessante perché anche i produttori riescono a spiegare qual è la loro realtà vitivinicola e a descrivere il loro prodotto nella massima diciamo semplicità possibile. È molto bello, è organizzata molto bene e poi la location è decisamente merita. Siamo venuti qui perché conoscevamo una cantina e abbiamo trovato abbastanza interessante questo evento, abbiamo avuto l'opportunità di conoscere anche altri vini esteri, quindi un'esperienza positiva. Convegno molto bello, pieno di produttori, gente appassionata, settore mi sembra vinicolo rappresentato appieno, non più una novità ormai, ma quello che dovrebbe essere la normalità per chi beve vino.